Grazie signor Presidente. Onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, ieri alcuni esperti dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno affermato che le azioni delle autorità italiane hanno violato le garanzie del giusto processo e privato la signora Shalabayeva e la sua bambina di 6 anni del loro diritto di presentare ricorso contro l'espulsione e di chiedere asilo. Questi esperti delle Nazioni Unite hanno dichiarato, signor Presidente del Consiglio, il loro timore che si sia verificata una extraordinary rendition, cioè un sequestro internazionale. In qualsiasi altro paese, colleghi, già queste poche righe avrebbero determinato le immediate dimissioni del Ministro dell'Interno e il suo definitivo allontanamento dalla politica. Sulla questione anche il Consiglio italiano per i rifugiati si è pronunciato e ha reso noto che esiste il rischio molto concreto che la signora Shalabayeva possa subire nel suo paese trattamenti disumani. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle ritiene che l'espulsione della signora Shalabayeva e della sua bambina siano avvenute nel più completo disprezzo di tutte le norme interne e internazionali che disciplinano e regolano lo status di un cittadino straniero in Italia. È particolarmente grave per noi del Movimento 5 Stelle la violazione dell'articolo 10 della nostra Costituzione, proprio quella che in queste aule si vuole cambiare a colpi di maggioranza, che dice che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto, signori, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Non meno grave è la violazione dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, ma addirittura è stata violata la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 26 settembre 2000, che all'articolo 19 vieta, signori, vieta, onorevoli colleghi, di allontanare, espellere o estradare uno straniero verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. La violazione di tutte queste norme, signor Presidente, è stato riconosciuto dallo stesso Ministero degli Interni, che purtroppo soltanto tardivamente, quasi a oltre un mese dai fatti, ha revocato in autotutela il decreto di espulsione. Tutte queste circostanze, onorevoli colleghi, assumono un rilievo ancora più odioso, in quanto tali violazioni sono state commesse e perpetrate ai danni di una donna innocente e di una bambina di 6 anni. Onorevoli colleghi, non possiamo nasconderci dietro a tanti giri di parole e abbiamo il dovere di guardare in faccia la dura e terribile realtà. Il nostro Paese, signor Presidente del Consiglio, l'Italia che amiamo, ha consegnato con la forza e con l'inganno una donna e una bambina di 6 anni ad un Paese il cui governo è accusato da tutte le principali agenzie di tutela dei diritti umani di praticare la tortura, le sevizie nei confronti di oppositori, dei dissidenti e delle loro famiglie, signor Presidente. Questo lo dice, da ultimo, il 18 aprile del 2013, il Parlamento europeo in una risoluzione in cui si affermava che il regime kazako limitava i fondamentali diritti civili e politici dei suoi cittadini, la libertà di assemblea, di espressione, di religione, imprigionando senza processo o dopo processi farsa leader dell'opposizione, difensori dei diritti dell'uomo, giornalisti, membri della società civile, avvocati, procedendo altresì allo scioglimento dei partiti di opposizione e alla chiusura e al sequestro di tutti i mezzi di informazione indipendente.
Questo quadro, già a tinte fosche, veniva altresì ulteriormente aggravato dalla constatazione, signor Presidente, del Parlamento europeo, che il regime kazako praticava sistematicamente attività di ritorsione e persecuzione nei confronti delle famiglie degli oppositori politici. La risoluzione del Parlamento europeo, cito testualmente, invitava l'Unione Europea e gli Stati membri a cercare garanzie che proteggano giornalisti, gli attivisti dell'opposizione, i difensori dei diritti umani e le loro famiglie, signor Presidente, le loro famiglie contro ogni tipo di minacce personali, pressioni o azioni penali. Era quindi ben noto da tempo, perché non è la prima risoluzione sui diritti umani del Parlamento europeo nei confronti del Kazakistan, era noto da tempo questa situazione. Onorevoli colleghi, con questa azione riprovevole e vergognosa è stato gettato un enorme discredito sul nostro Paese e sulle nostre istituzioni. L'operato del Ministero degli Interni ci ha fatto vergognare, signor Presidente, di essere italiani. Noi non vorremmo dire queste parole, ma siamo costretti a dirlo. Non ci sono giustificazioni plausibili per un'azione così feroce nei confronti di gente inerma e indifesa, accusata di nessun delitto, accusata di nulla. Una donna e una bambina, signor Presidente del Consiglio. Non possiamo accampare scuse di fronte a questo. Adesso noi possiamo dire che l'articolo 95 della Costituzione dice che i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente, ministro Alfano, degli atti dei loro dicasteri. Lei, per l'articolo 95 della Costituzione, è responsabile. A che titolo sarà accertato in altre sedi? Sicuramente, come è stato per Abu Omar, ma lei qua dentro, in queste aule, signor ministro Alfano, lei per la nostra Costituzione è responsabile di quanto è accaduto. Perché l'articolo 54 della Costituzione recita solennemente che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica, signor Ministro degli Interni, fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, poi, come lei, cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Ma io mi chiedo, signor Ministro Alfano, quale disciplina, quale onore c'è nel rapire una donna indifesa, una bambina, con tutto quel dispiegamento di mezzi? Ce lo spieghi in quest'Aula con parole sue. Non c'è bisogno però, signor Ministro, di chiamare in causa queste norme per comprendere che gli atti che sono stati perpetrati contro queste due povere donne da un potere forte, enorme, maschile, che continua sempre a opprimere le donne, sono atti ingiusti che vanno sanzionati. Adesso si dice che la nostra mozione di sfiducia è un atto politico e come tale è stato valutato dai partiti della maggioranza che lo dovrebbero rigettare. No, signor Presidente, non è un atto politico, è un atto per dare dignità a questo Paese, per cercare di dire che la barbarie non può albergare nel nostro Paese, che questa non è l'Italia che noi vogliamo. Vede, signor Ministro, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, noi oggi qua in quest'Aula abbiamo una possibilità di scelta. Noi possiamo scegliere se ratificare quanto è successo, confermando la fiducia dopo aver visto i fatti e assumendocene noi con la nostra storia individualmente tutte le responsabilità alla luce del sole davanti ai nostri cittadini, davanti alla comunità internazionale, oppure noi possiamo dire che questa non è l'Italia che noi vogliamo. Non è un atto politico, signor Ministro, non è un atto politico, signor Presidente del Consiglio, è mettere un freno alla barbarie. Il Presidente della Repubblica ha detto che è una cosa indicibile quella che è accaduta, è una cosa che noi mai avremmo potuto immaginare potesse verificarsi, è una cosa che qualcuno ha detto non si deve mai più verificare. Noi oggi abbiamo la possibilità di scelta, esercitiamo questa scelta, perché guardate colleghi,
Non ce ne chiederanno conto i nostri elettori, che pure lo faranno. Non ce ne chiederanno conto gli iscritti ai nostri partiti, che pure ce ne renderanno conto. Noi di questa azione ne risponderemo per tutti i giorni della nostra vita di fronte alle nostre coscienze, nei confronti della quale noi saremo soli a risponderne. E non si scappa, questo non è un voto che sarà dimenticato fra qualche giorno, fra qualche mese o fra qualche anno. Qua noi scriveremo oggi una pagina orrenda della nostra storia, oppure possiamo scrivere una pagina bellissima, una pagina nella quale noi diciamo che queste cose non possono accadere. E vi invito a una riflessione. È stato detto che c'è uno stato di necessità, c'è la crisi, non possiamo compromettere il suo governo. Ma voi vi rendete conto quale vaso di Pandora demoniaco si apre in questo modo? Se è stato fatto tutto questo nei confronti di una bambina e di una donna per mero interesse economico, che cosa potrà accadere all'aggravarsi della crisi? Noi questo lo dobbiamo impedire, perché questo non è uno stato di necessità, non è una cosa che possiamo accettare. Voi, onorevoli colleghi, invito a concludere. Concludo, Presidente. Voi, onorevoli colleghi, avete la possibilità oggi di scegliere, di uscire da quest'Aula a testa alta, fieri di avere difeso il nome del nostro Paese e di avere messo un argine alla barbarie che un domani potrà colpire tutti noi. La signora Alma e sua figlia Alua non hanno avuto questa scelta. Grazie.